eccomi qui finalmente con il video unboxing del scatolone della NYX. Scusate il mio aspetto un po', ecco, casalingo, non casalingo, molto così tranquillo, perché sono tornata da poco dal lavoro, sono un po' stanchina e diciamo che anche il peso lavorativo di tutti questi mesi si fa un attimino sentire, però tutto sommato non ci lamentiamo. Qui appunto, se non avete seguito, diciamo, il concorso e tutto quanto, sono entrata nella top 20 NYX Face Awards e quindi sono qui ad aprire il scatolone che è stato inviato appunto in top 20. Ci tenevo a spendere giusto due paroline, ma veramente due di numero, perché non voglio dilungarmi troppo su questo argomento. Se avete seguito appunto il concorso sapete che ci sono state molte polemiche in merito. Io voglio solo dire la mia, proprio come un... ma non un consiglio, proprio dire la mia spassionatamente. In tutti i paesi, in tutti gli stati, in qualsiasi luogo del mondo ci sono sempre le critiche, ci sono sempre le polemiche. Ma soprattutto in Italia, perché ho visto che è una cosa che mi è successa anche, che ho notato soprattutto quando ho partecipato anche ad altri concorsi che non ho vinto, però ho notato sempre questa cosa qui, che si tende sempre, non so per quale motivo, vedere il marcio dietro qualcosa. E poi veramente, quando il marcio davvero c'è, non ce ne rendiamo nemmeno conto. Quindi, la cosa che voglio dire è che è vero che magari molte volte le scelte non possono essere condivisibili, le scelte non possono essere quelle che ci aspettavamo, ma questo è un po' come tutto nella vita. Quindi, a volte bisogna solo prenderle, non dico con un sorriso, perché magari qualcuno ci può anche rimanere male, ed è giusto, però non vedere sempre il lato negativo, non vedere sempre delle cose brutte, ma proprio come consiglio di vita, perché si vive meglio, si vive veramente meglio se le cose le si prendono con più positività. Cioè, perché spendere energie per andare a pensare che quello, che quell'altro, che così, che cose veramente assurde, che a volte dico, ma come le avete partorite queste idee? Cioè, veramente... Vabbè, comunque detto questo, il mio consiglio è prendiamo la vita con più semplicità, con più serenità, e godiamoci le cose perché le facciamo per passione, non le si fanno soltanto per il premio o per... almeno io qui la vedo così, quando io partecipo a qualcosa che può essere un concorso, che può essere qualsiasi cosa a cui io faccio parte, ma anche a livello lavorativo. Io, cioè, non lavoro solo per i soldi, ma anche perché quello che faccio mi piace. E è anche così quando si partecipa a un concorso. Non si partecipa al concorso solo per arrivare al premio, ma si partecipa per mettersi in gioco, si partecipa perché si vuole mettere alla prova la propria abilità, si vuole mettere alla prova la propria persona. Io lo vedo un po' così. Ed è sempre stato questo lo spirito che ho avuto quando ho partecipato a qualsiasi concorso nella mia vita, che poteva essere di make-up o che potrebbe essere di qualsiasi altra cosa, che potrebbe essere di design, che potrebbe essere una borsa di studio per l'università. Si partecipa anche per mettersi in gioco, per sfidarsi al limite delle proprie abilità. Cioè, nel senso, io non mi ero mai truccata da uomo e non sapevo nemmeno di esserne capace, perché non ho mai fatto una scuola di make-up e quindi... ho detto ok, mi siedo, voglio fare questa idea, voglio trasformarmi, perché il bello del make-up è proprio che ti trasforma, può valorizzarti ma può anche trasformarti. Quindi io l'ho vista un po' così, volevo, scusate il cellulare tutto adesso, proprio mi sono messa in gioco in qualcosa che pensavo che non fossi capace, e invece ci sono riuscita, ed è questo il bello, e questa è la soddisfazione non è vincere questo, ovvio fa piacere, sarei ipocrita non dir così, però non è quello. Vabbè, detto questo, chiudo il discorso perché avevo detto che dovevano essere due parole, ma sono già 10 minuti che parlo, e passiamo all'unboxing. E ci tenevo assolutamente a ringraziare la giuria, a ringraziare NYX, a ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuta, a tutte le persone a cui è piaciuto il mio video, e davvero sono felicissima, vi ringrazio davvero di cuore. Detto questo, adesso ci viene la seconda sfida, che praticamente ha come tema i 7 vizi capitali, quindi sono ancora
sto ancora pensando a cosa fare, ho qualche ideuzza, però diciamo che questi giorni devo concretizzare. Io direi di partire subito con l'unboxing, anche se devo essere sincera che ho già spiato i video delle persone che hanno vinto il concorso, che hanno partecipato, e ci tenevo tantissimo a fare i complimenti a tutti perché siete stati davvero tutti bravissimi, anche se per me, lo dico proprio spassionatamente, l'ho detto già direttamente alla persona che sto per nominare, per me Gianluca Biscotti avrebbe dovuto assolutamente vincere in generale questo concorso, perché quel ragazzo è davvero un talento, è davvero bravissimo e si merita davvero nella vita di arrivare al massimo, di arrivare in qualsiasi cosa, ma di arrivare, perché un ragazzo davvero un talento pazzesco. Se non lo conoscete ovviamente andatelo a cercare, si chiama Gianluca Biscotti e su Instagram veramente riuscite a vedere il massimo delle sue capacità, è davvero un ragazzo bravissimo. Niente, basta, non parlo più e andiamo subito ad aprire il pacco. Allora, ce la farò? Bene. Quindi, come vi dicevo, ho già un po' spiato gli altri unboxing, per cui qualcosina l'ho già vista. Andiamo a scoprire insieme. Un sacco di roba. Allora, iniziamo subito con... rimane partito. Niente. Iniziamo subito con questa piccola pallina. Ce la puoi fare, bambina? No. Non ce la posso fare. Va bene. No, non ce la faccio. Dove all'interno c'è questa bellissima spillettina con su scritto NYX a forma di cuore. Non so se l'avete vista, ma non riesco ad aprirla. Poi c'è questa bellissima agendina NYX, tra l'altro io sono un'appassionatissima di agende e robe così, poi un giorno appena avrò il tempo materiale vi farò vedere le mille milioni di agende che ho comprato in questo periodo. Oh, che questo non l'avevo visto, non so se... non mi pare di averlo visto, ma comunque... che rumore che fa! Ah. Sicuramente ti rinfresca, ma ti fa venire mal di testa il rumore. Bellissimo, però... i vicini mi odieranno. Oh, perfetto, biscottino distrutto, ma lo mangerò comunque. Grazie NYX, sapete sempre come farmi ingrassare. Di questi ne sarà veramente felice la Vicky, perché sono appunto, poi mi ricordano quando ero piccola, i... come si chiamano? I cosini per fare le bolle, oddio, non so il termine esatto, però che bello. Ecco, ah ok, in questa scatoletta ci sono tutti i prodotti occhi, credo, almeno da quello che riesco a vedere. Tutti i fantastici, famosissimi matitoni della NYX, tra cui anche il famoso Milk. Le matite... Vicky intanto parla. Extreme Shine Eyeliner. Tanti colorazioni. Poi abbiamo le matite labbra, suppongo. Sì, matite labbra. Quindi rimettiamo tutto all'interno della scatoletta. Procediamo. Che sennò questo video durerà. No, vabbè, bellissimo. Bellissimo, davvero molto molto carino. Bello. Poi bustina vuota. Si sarà svuotata. Ah, oh bello, qui abbiamo la nuova colla per i glitter, questa qui che tra l'altro ha un packaging bellissimo, non lo riuscirò mai a aprire perché c'è l'adesivo, ma il packaging è tipo olografico, e all'interno appunto ci sono tutti i glitter, eccoli, bellissimi. Questa fantastica pochette, io amo le pochette, ne ho milioni e le utilizzo tantissimo per viaggiare, proprio tanto. Oh, all'interno abbiamo il Liquid Illuminator, che già ho provato e mi piace tantissimo. Poi abbiamo delle ciglia finte, queste servono sempre. Altre ciglia finte e tutti i fantastici pennelli da viso, da occhi, da labbra. Ho provato qualcosina e li trovo davvero molto molto validi. Poi procediamo. Oh, questo ce l'avevo già visto, bellissimo, speravo che ci fosse anche nel mio pacco, bellissimo, è questo fenicottero per girare, diciamo uno stecchino per girare il cocktail, bellissimo.
In questa bustina ci sono dei prodotti Lambra, che sono i lipstick full, e poi abbiamo anche due palettine, una palettina di ombretti e il kit per il contouring, questo qui per il contouring. Procedo un po' più spedita, altrimenti non finirà mai questo video. Oh, che bello, questo l'avevo già visto, questa la conserverò perché è bellissima, magari ci metterò i pennelli dentro perché mi piace tantissimo, e sono tutta la linea fluo, quindi abbiamo un, non vedete niente ovviamente, il verde, il blu, il fucsia, il giallo, il rosso e il nero, quindi tutti gli ombretti della linea Primal Colors. Pochettina con 8 milioni di spugnettine, quelle triangolari. Questo cos'è? Abbiamo perso un pezzo. Ah, che okay. Era di qua. Abbiamo all'interno anche, ci saranno sicuramente, come ho visto anche in altri video, prodotti L'Oreal. E di questa linea io ho già provato la lacca che vedo già qui, che è questa qui. Questa che io amo perché ha una profumazione buonissima, davvero buona. Non so se, cioè, è questa linea qua gialla, ma non so se penso ce ne siano varie tipologie. Comunque, buonissima. Anzi, facciamo una cosa, la provo. Sì, sì, ha un odore fruttato buonissimo, mi piace da morire, ed è l'unica lacca che uso al momento. In realtà, tempo fa non usavo mai le lacche perché sul mio capello vedo che lo rovina, però qui a Milano mi capita spesso di farmi la coda e comunque di non aver tempo di curare tanti capelli, per cui la sto utilizzando tanto e amo questa lacca perché non ha il classico odore della lacca comune che veramente mi fa venire la nausea, quindi questa perfetta. E in più c'è anche la spuma. Poi palettina di colori nude, tutta la palettina di colori nude. Poi abbiamo altre spugnettine, che carine queste, altre spugnettine tipo beauty blender un po' particolari. Questo cos'è? Ah sì, è una semplice tazza così con l'interno arancione. Ah ok, fissatore, fissatore per il trucco matte finish dall'effetto matte. Poi una candela Yankee Candle, buonissima, buona, ottimo. Una beauty blender, tipo simile beauty, ah bellissima, anzi più che simile alla beauty blender è simile alla Real Technique perché ha praticamente una faccia della spugna tagliata. Ah sì, una palettina di ombretti molto carina, ovviamente alcuni dei prodottini li metterò in giveaway. Eccola l'altra lacca, perfetto, voglio sentire anche questa. Ah ragazzi, è buonissima, so che fa malissimo odorare la lacca ma dovevo testare l'odore e anche questa ha un odore buonissimo. Poi abbiamo l'Hydratouch, un primer idratante per il viso, la palette per il contouring. Poi abbiamo un color mascara, bellissimo, mascara colorato rosa. Tanto qua c'è il mondo a terra. Ah, le fantastiche, 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 ma veramente fantastiche matite per sopracciglia che uso, ne ho consumate forse 6, cioè le uso tantissimo, mi sono piaciute tantissimo. E una è blonde e l'altra è chocolate, che è praticamente quella che utilizzo nella parte finale, ma è leggermente più calda come sottotono. Poi c'è un mascara per sopracciglia, anche questi sono buonissimi, li utilizzerò quest'estate perché sono dei gel sempre per sopracciglia waterproof, quindi al mare e in piscina sicuramente utilizzerò quelli, e ci sono di varie colorazioni. Sono anche le tinte tipo Anastasia Beverly Hills, ecco, diciamo in pomade, in pomata, e di 3 colorazioni diverse. Carta. Oh che bello, li ho visti solo adesso perché erano sotto. Yeah! Yeah, bellissimo, questo lo prenderò qui nella stanza, troppo carino, troppo carino. E c'è il bigliettino che avrei dovuto leggere all'inizio ma l'ho trovato solo adesso, e dice: pronto per il tuo unboxing video, è tempo di una nuova sfida. Che bello, grazie, bellissimo. E poi ci sono
tanti adesivi NYX, tra cui ho visto che il mio ragazzo ne ha preso uno sul frigo. Bravo amore, bravo. Carta, 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 carta. Ma questo l'avevo visto, ma non avevo capito cosa fosse. Cos'è? Capire cos'è. È pesante. Cos'è? Ma è una gomma. Sì, sarà una gomma da cancellare. No, vabbè, non la userò mai. Bellissima così. Che carina. Altra scatolina. Oh, blush in crema. Madonna, il delirio qui. Adesso metterò a posto, sarà da ridere. Blush in crema aranciato. No! No! No, dai! Mi si è rotto proprio il top! Dai! Cioè, tra tutti, proprio quello là più famoso che non si trova da nessuno, il top. Mi si è rotto, in mille pezzi. Bellissimo questo blush. Si chiama Electro. Il colore stupendo. E poi la cipria HD che ho già provato. Buonissima, davvero buona, abbinata poi al primer della stessa linea, veramente fantastica. Poi abbiamo altro blush, un rosino, e altro blush è un rosso, sempre in polvere. Poi carta, carta plastica, busta, mi si è interrotta la registrazione, però tutto bene, tutto regolare. Questi top. Ho già visto dei video e sono veramente magnifici. Sono tutti gli eyeliner colorati. Sono davvero bellissimi. Li avevo sbocciati anche in negozio. Sono iper, iper pigmentati. Ancora eyeliner, eyeliner, eyeliner. Eyeliner. Tutti i colori. Poi, altra bustina. Ci sono tutti, credo, i rossettini matte. La tinta opaca, altro rossettino, e poi ci sono due lingerie all'interno, davvero molto belle le colorazioni con la bronzatura, bellissime. Oh, che bello, questa l'avevo vista e sono felicissima di averla ricevuta, perché io dormo appunto con questa mascherina qua, perché ho l'abitudine di dormire con la finestra aperta, per cui per far passare un po' di aria, perché soffro molto l'aria consumata, per cui sono abituata che per il sole dormo con queste mascherine. Quindi questa la utilizzerò, davvero molto molto bella. Che bella, davvero carina la frase che c'è su. Poi, un'altra Yankee Candle, questa è alla, non lo so, ha un nome stranissimo. Buona però, molto buona. Poi, questo, oh, che carina, è un portafoglio, cioè posso fare un portafoglio, stile un po'... Ci sono ragazzi, aspettate, di tutte le cose. Un portafoglio così carinissimo per gli spiccioli. Poi questa bustina qui. Ah, mascara colorati, mascara normale. Sì, se ho capito bene, questo prodotto rende waterproof il mascara. Waterproof mascara top coat, sì, esatto. E poi c'è un altro mascara nero. Sono due ombretti, uno argentato e uno dorato per gli occhi in crema. Carta. Altra pallina. Con un'altra spilletta, però più grande, non a forma di cuore, sempre con la scritta NYX. E si sono aperte tutte le scatoline nel mio pacco, vabbè. Poi, in questa bustina abbiamo... Ah, ok. Quasi ci siamo. Abbiamo tutti i prodotti per il viso, in particolare il fondotinta HD. In tre colorazioni, tre penso, sì. Il fondotinta Invincibile che avevo visto negli altri video, ma non avevo mai avuto modo, cioè non l'avevo mai visto, non so se è una nuova uscita. E c'è la colorazione chiara, ti prego, sì, perfetto, quindi potrò provarlo finalmente. E sembra, sì, un fondotinta molto molto coprente, c'è scritto, vedremo, vedremo. Il fondotinta compatto. Qui, perfetto. Di tutti questi prodotti che vi faccio vedere, se ce n'è qualcuno in cui siete interessate, volete avere una recensione
più dettagliata, fatemelo sapere, perché tempo fa avevo fatto una serie di video in cui provavamo proprio in diretta insieme i prodotti e avevo visto che comunque vi era piaciuta tanto. Quindi se vi fa piacere fatemi sapere di questi prodotti quale vi piacerebbe vedere, che realizzo il video. Poi qui palettine occhi, palettina sexy bomb ragazze, palettina Avant Pop, palettina sempre Avant Pop con colorazioni diverse, palettina sempre Avant Pop con altre colorazioni diverse. Siamo giunti quasi alla fine. Abbiamo tutte le palettine Pro con i rossetti in crema. Quindi abbiamo questa sulla tonalità del viola, abbiamo questa sulla tonalità dei rossi fucsia, più fucsia diciamo, tonalità nude e tonalità interamente rosse. Poi qui abbiamo invece degli ombretti, quindi gli ombrettini così mono, questo tipo qua in varie colorazioni. Bellissimo, bellissimo sto colore, tipo un oro rosa, penso sia un pigmento. Poi sempre ombrettini singoli, più anche gli ombrettini refill. Questi li avevo notati in negozio, il packaging è davvero molto molto carino, perché c'è il cuoricino appunto che ti fa vedere, c'è preintagliato il cuoricino, ecco, che ti fa vedere la colorazione dell'ombretto. Poi altro adesivo, ma cosa c'è? Comunque bellissima anche la carta di questo colore. Questo l'avevo visto, bellissimo! Il bicchiere con i fenicotteri. Abbiamo, questi dovrebbero essere nuovi, sono i Plush Gel Lipstick, lipstick in gel. Questo sono curiosissima di provarli perché sono in tante 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 colorazioni. E poi abbiamo i rossetti macaron in tante colorazioni stranissime, come l'oro, il bianco, l'azzurro, il verde, il blu, il grigio, quindi colorazioni molto molto particolari. E abbiamo queste che sono le matite duo ombre lips, per realizzare appunto l'ombre lips. Da una parte trovate la matita più chiara, dall'altra parte trovate la matita più scura, e sono delle matite come dire automatiche. Le colorazioni sono molto belle, un borgogno, un rosso, un rosato e un arancetto. Poi in questa bustina abbiamo le famosissime tinte. Sono un po' mischiate. Sono sia tinte, quelle famosissime come Transilvania e tutto quanto, e poi ci sono le soft matte praticamente, poi ci sono anche i lip gloss. Penso che sia questa l'ultima carta. No. Abbiamo altre due Yank Candle. Buona. Questa è la Pineapple, penso sia all'ananas. Buonissima. E questa? Buona. All'arancia. Tanta Yank Candle, bello. Il famosissimo Lecca Lecca della NYX, che sto facendo la collezione. E poi abbiamo il primer base, quindi un fissatore base primer per il viso, base fissatore spray per il viso. Ora andiamo a scoprire cosa c'è in questa scatolina, che sono riuscita ad aprire del tutto ora. Cosa abbiamo? Prodottini per i capelli. Abbiamo questo che è un gel della L'Oreal, e poi abbiamo spray, penso che fissi e doni brillantezza. Poi abbiamo Hollywood Waves, per praticamente una cremina per dare definizione a ricci. Poi abbiamo il Constructor, che l'avevo provato nell'evento L'Oreal, e praticamente vi aiuta nella messa in piega dei capelli. Che figo questo pack, fighissimo, cos'è? Fissatore, quindi tipo una sorta di lacca. Poi abbiamo shampoo secco, che io utilizzo tantissimo. Poi crema lisciante, mousse, sempre penso per i ricci, spray volumizzante, e possiamo
una pasta tipo gel per definire i capelli, non lo so, mi giro per bene tutto, capirò cosa serve. E niente, lo scatolone è finalmente vuoto. Questi erano tutti i prodotti presenti all'interno della box. Io mi impegnerò tantissimo nella prossima sfida, che girerò a giorni, quindi vedrete a giorni sul canale. Io ringrazio tantissimo di cuore Nyx e ringrazio tantissimo di cuore anche voi che mi sostenete sempre in questo mio percorso. E fatemi sapere, davvero, perché ci tengo a fare questa tipologia di video, perché so che vi piace, quindi se vi piace ne sono felice. Quindi fatemi sapere di tutti questi prodotti quali volete vedere in azione, che li proviamo insieme. E niente, io vi mando io vi mando un grassissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!